Buongiorno, bentrovati. Buon martedì 13 dicembre. Oggi la Chiesa ricorda Santa Lucia, la martire di Siracusa. Lucia, giovane donna che aveva consacrato la sua verginità a Cristo, morì martire durante la persecuzione di Diocleziano verso il 304. Dalla Sicilia il culto di questa Vergine, testimone di Cristo, si diffuse presso tutte le chiese d'Italia, tanto che troviamo il suo nome iscritto tanto nel canone romano quanto in quello ambrosiano. Lucia è invocata dal popolo di Dio, in particolare perché protegga la vista e le malattie degli occhi. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque dal Signore Gesù i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, dia noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. È certamente un episodio molto importante quello che leggiamo nel Vangelo di oggi, lo leggiamo in Matteo, ma anche nei paralleli in Marco e in Luca. Tutti e tre sinottici ricordano questo episodio, questo dibattito che si svolse nel Tempio dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Pare quasi di poter immaginare il sorriso cattivo, ironico, con cui i capi, gli erodiani e i farisei guardavano Gesù e si rivolgevano a Gesù nel momento in cui Gesù chiede: mostratemi la moneta del tributo. Gesù girava senza soldi, lo si capisce abbastanza bene, era povero per scelta e tutti gli apostoli tenevano la cassa in comune. Gesù quindi, agli occhi dei farisei che erano ricchi, amavano il denaro, è un pezzente, un maestro strano. E quindi il loro sorriso ironico accompagna questo gesto di mostrare una moneta romana, la moneta del tributo, sì, perché i romani volevano essere pagati in monete romane. E al tempio, tra l'altro, c'erano i cambiavalute che cambiavano la moneta romana in shekel, in monete ebraiche, perché invece i sacerdoti volevano essere pagati in monete ebraiche per il tempio, non in monete pagane. Tanto guadagno veniva loro da questo. Ecco allora l'ironia, che presto però si tramuta in meraviglia, quando Gesù, guardata l'immagine, poi la domanda semplicissima: queste immagini e le iscrizioni chi sono? Di Cesare. Cesare si intende l'imperatore, infatti era Tiberio Cesare. E date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Meraviglia e stupore. Perché è ovvio che la moneta è di Cesare, di Tiberio Cesare, e che quindi a Tiberio Cesare, allo Stato, appartiene l'ordinamento dell'economia, appartiene il potere della polizia, appartiene la politica. Ma chi
è creato immagine di Dio, l'uomo stesso, e allora non vi può essere semplicemente separazione tra politica e religione, ma l'uomo deve orientare sé liberamente a Dio e la politica deve preservare lo spazio di libertà della religione e della fede, che deve essere custodita e non combattuta né irrisa. Perché quando l'uomo si dimentica di Dio e non consegna più sé stesso liberamente a Dio nell'adesione di fede, allora consegna se stesso al nemico. E la politica diventa lo spazio in cui il nemico impera e domina attraverso gli egoismi degli uomini e diventa quindi strumento di male. Chiediamo la grazia di una profonda purificazione del cuore. Preghiamo per i politici perché imparino a custodire la libertà degli uomini, a rispettarla e a farla crescere. E preghiamo per quanti hanno l'obbligo e la necessità di pagare le tasse, tutti, perché lo facciano con coscienza e responsabilità. Quanti amministrano il denaro pubblico, perché lo facciano con rispetto. Preghiamo per gli altri e preghiamo tanto per la pace, perché anche l'ordine mondiale possa ritrovare nel rispetto dell'uomo il criterio fondamentale che permette di dare all'uomo la libertà, perché possa dare gloria a Dio. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.